Il primo giorno si guarda, il secondo si compra, il terzo si cambia. Potrebbe essere un luogo comune, ma forse è realmente così. Nella giornata di domenica, l'ultimo giorno di fiera, come era prevedibile, sono davvero tantissime le persone che si sono riversate tra le bancarelle. Sicuramente il giorno che ha registrato un maggior flusso di persone, ma andiamo proprio a chiedere anche agli operatori come è andata. Domenica anche la giornata dei bilanci, com'è andata questa fiera di San Giuseppe? Ma noi, come al solito, ormai è trentennale la nostra presenza qui nella località di La Spezia e diciamo che ogni anno ci dà sempre una soddisfazione diretta per quanto riguarda presenza e afflusso di pubblico e anche tante famiglie che si raccolgono qui nella vostra località molto molto bella. Ecco, avendo anche esperienza nelle varie fiere sul territorio nazionale, cosa c'è di diverso? Ma diciamo che è un po' l'atmosfera che porta all'allegria, al divertimento, l'atmosfera del mare, è una fiera molto sentita anche a livello di persone un attimino anche un po' più anziane, vediamo molte famiglie, vediamo molta gente che comunque torna e ritorna anche nelle località limitrofe di La Spezia e dintorni, diciamo. Un bilancio su questa edizione, possiamo parlare di un bilancio positivo? Va bene così, l'importante è il tempo che è uscito bene, mantenuto. Ecco, siete presenti ogni anno qui alla fiera alla Spezia? Sì, ogni anno, va bene. Ha qualcosa di diverso rispetto alle altre fiere? È una bella fiera, è una bella fiera grande. Grazie. Ecco, dopo la gara non poteva mancare il momento trascorso a mangiare un panino. Sì, esatto, ci voleva. Pubblica assistenza della Spezia, siete stati qui per 3 giorni a monitorare la situazione. Insomma, com'è andata? Possiamo fare un bilancio, diciamo, quasi alla conclusione di questa fiera? Beh, anche gli anni scorsi devo dire che è stata una fiera impegnativa perché comunque ha una grande affluenza a Spezia, però con l'impegno della pubblica assistenza e anche degli altri enti abbiamo gestito, penso, abbastanza bene la situazione. Poi sarà la cittadinanza a valutare. Ecco, tra l'altro qui le persone potevano venire ad esempio a farsi misurare la pressione e cos'altro? Sì, oltre a avere comunque delle squadre a piedi, cioè sono sempre dei punti di riferimento in cui chi ha bisogno può chiedere, ad esempio anche semplicemente per misurarsi la pressione.